tieni per fermo che quanto più un'anima è a Dio gradita, tanto più dovrà essere provata. Perciò coraggio e avanti sempre. Voglio augurarvi veramente questo cammino quotidiano in compagnia del Signore Gesù, che è la nostra guida, e anche in compagnia di San Pio, che sempre veglia su di noi. E questo è un pensiero che deve dare forza e coraggio al nostro cammino quotidiano. Sembra quasi, ecco, una verità che ci può scoraggiare o addirittura invogliarci ad allontanarci un po' dal Signore, no? Il combattimento, la prova, la difficoltà non piace a nessuno. E allora quando sentiamo dire che quanto più un'anima è cara a Dio, tanto più deve essere provata, e allora ecco, quasi quasi c'è qualche pensiero di scoraggiamento, o se vogliamo, di ricercare, come spesso capita in questa nostra umanità, di ricercare una strada più tranquilla, no? Però ci ricordiamo che ci viene detto anche proprio da Gesù che per entrare nel regno dei cieli bisogna attraversare la porta stretta. La porta stretta significa che dobbiamo affrontare le varie situazioni della giornata. E un'altra considerazione, io credo che ci viene proprio da questa esortazione di Padre Pio, o se vogliamo da questa verità che lui afferma per la condizione dell'anima, è quella che gli oggetti preziosi, ciò che è bello, tipo l'oro, no? Viene liberato dalle scorie attraverso il fuoco, attraverso il crogiuolo, attraverso quella situazione di difficoltà che deve essere affrontata perché la luce, perché il valore di questo oggetto risplenda di più. E così, appunto, Padre Pio ci dice che è dell'anima, dell'anima a cui Dio vuole donare il bene migliore. Gesù nel Vangelo sempre ce lo ricorda, no? Che a chi è affidato un bene grande sarà chiesto o molto di più. A chi sono affidati tanti talenti li deve far fruttificare, ma la ricompensa sarà molto molto più grande. E allora quello che conclude questa esortazione di Padre Pio, dobbiamo accompagnarlo sempre al nostro pensiero. Coraggio ed avanti sempre. Non fermarci, non girarci indietro, ma andare sempre avanti con sicurezza, serenità e gioia. Buona giornata a tutti voi.